Buonasera a tutti, grazie a tutti per la presenza. Un giorno, un orario un po' strano, dato che alle 18 siamo ancora tutti al lavoro. Grazie anche ai presenti, ai relatori. C'è Michele Picaro, che è il coordinatore della provincia di Bari per Fratelli d'Italia, Gigi De Collanz, che è il coordinatore cittadino di Bari, sempre di Fratelli d'Italia. Siamo in attesa del sindaco per un saluto istituzionale. È una campagna elettorale anomala, come ormai si dice anche in TV, anomala per due motivi. Primo, perché è iniziata nel mese estivo, che è agosto appunto, quindi molti cittadini, molti elettori non ne hanno capito nemmeno, diciamo, il perché si sta andando al voto, ma lo conosciamo tutti. E il secondo motivo di questa campagna anomala è perché comunque, così come per il referendum, c'è molto immobilismo dei partiti. Il centrodestra si sta muovendo bene, non sta sottovalutando in alcun modo l'avversario che, di cui non dobbiamo parlare, Michele, però va detto, sta portando avanti una campagna completamente contro, non il centrodestra, quanto contro Fratelli d'Italia e contro la Meloni. Basta farsi una domanda e darsi una risposta. Giorgia Meloni, che ha mantenuto un profilo basso in questi ultimi anni, un profilo basso dal punto di vista diciamo, di un'opposizione attenta in Parlamento, e comunque ha sempre argomentato, come sta facendo in questi giorni, forse è l'unica che sta proponendo su temi importante. Sicuramente il nuovo governo avrà a che fare con temi come quelli della crisi energetica, chissà, vedremo il Covid, quello che succederà, e comunque anche su temi importanti come quelli della crisi ucraina, reddito di cittadinanza, che, Michele, così come ci siamo detti, bisognerà parlarne, perché Fratelli d'Italia e centrodestra non andranno ad eliminare il reddito di cittadinanza, che è il cavallo di battaglia, l'unico cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Io non mi dilungo perché comunque i relatori sono diversi, sta per raggiungerci il candidato al collegio regionale, consigliere regionale Ignazio Zullo, e nell'attesa del sindaco vorrei far porgere un saluto al vice coordinatore della provincia di Bari, Tommaso Scatigna, che vedo all'ingresso. Ti stiamo aspettando, Tommaso. Un saluto. Allora, Marcello non verrà, infatti si scusa perché purtroppo ha concomitanti impegni. Quindi Tommaso, se vuoi venire un attimo a porgere un saluto. Va bene, grazie Tommaso, vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Lascio la parola a Gigi De Collanz, che è il nostro coordinatore cittadino di Bari. Allora, buonasera a tutti, intanto grazie per essere venuti in una bellissima giornata come questa, in un orario un po' inusuale, ma la campagna elettorale ci ha abituato ad avere dei ritmi completamente diversi da quelli soliti. Io volevo fare un ringraziamento a Vito Speciale, che nel corso di questi mesi ho imparato a conoscere bene e soprattutto ho imparato ad apprezzarne la grande pacatezza e competenza, perché quello che a volte si crede è che dietro una pacatezza ci sia una, diciamo, scarsa competenza o una scarsa volontà di avere un obiettivo politico. Vito è esattamente il contrario, quindi lo ringrazio anche di avermi dato la parola. Io sono il coordinatore della città di Bari, quindi, diciamo, mi trovo in una veste un po' particolare qui da voi, in questa bellissima cittadina. Quello che però mi sento di dire in maniera molto sintetica è che la nostra battaglia, il nostro movimento politico, la nostra posizione politica che va affermata il giorno 25 con le votazioni politiche, per noi è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Quello che il territorio deve vedere in prospettiva non è quello che succede il 25, ma quello che succederà dal 25 in poi, perché la riscossa di questa provincia, di questo territorio e, se vogliamo, anche di questa regione deve partire dal 25. Noi abbiamo la necessità di dare un segnale forte, chiaro, indiscutibile
alla classe dirigente politica che governa questa regione, la governa male, sotto tanti profili, sotto il profilo sanitario, sotto il profilo amministrativo, sotto il profilo della gestione clientelare, perché noi siamo un partito per il quale chi va avanti e chi merita di andare avanti, e Vito ne è un fulgido esempio sotto questo profilo. Non siamo coloro i quali mandano avanti gli amici degli amici solo perché ci portano un po' di voti o solo perché a Natale ci portano le cozze pelose che poi mettiamo nella vasca da bagno. Noi siamo diversi, e quindi il 25, l'invito al voto, serve a dare questo segnale, a far vincere Giorgia Meloni. Finalmente questo paese potrà esprimere un candidato presidente del Consiglio donna, e questa è una cosa assolutamente meritevole per questo paese. Qui abbiamo un altro esempio di un'amministratrice che, diciamo, attraverso la propria femminilità, senza dover necessariamente aspirare a una differenza di genere, noi va avanti sempre chi ha competenze. Noi questo vogliamo valorizzare. Crediamo che Giorgia Meloni sia un'ottima presidente, sarà un'ottima presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia, la nostra battaglia del territorio parte dal 26, quindi non pensate che il 25 sia finita la campagna elettorale. Il 25 sera, il 25 notte, inizia una nuova campagna elettorale sulla quale ci continueremo a confrontare. Grazie. Io approfitto per ringraziare l'assessore Piccoli presente, il presidente del Consiglio Martino Santoro, visto anche il consigliere comunale Francesco Caramia. Michele, giusto un inciso sul voto, perché magari si parla di tutto, ma domenica si voterà dalle 7, quindi un unico giorno, dalle 7 fino alle 11 domenica sera, fino alle ore 23. Per non incorrere in errori, le schede saranno due, una per la votazione alla Camera, una per il Senato. Anche i diciottenni per la prima volta voteranno al Senato. Chi non ha la tessera elettorale può andare anche domenica mattina, domenica pomeriggio, a ritirarla dal Comune. Per non incorrere errori, dicevo, basta barrare il simbolo. In questo caso il simbolo è Fratelli d'Italia, Meloni, diciamo, come leader, e non incorriamo. E vanno poi, il voto va al rappresentante all'uninominale, che è un nome, nel nostro caso è Paolo Sisto al Senato, e poi al proporzionale, quindi vedremo un listino di nomi, non dobbiamo scrivere, barrare nulla se non il simbolo. Io passerei la parola a Michele Picaro, che ringrazio per l'impegno. E devo dire che non appena avremo occasione, Michele, ci verrai a trovare, noi ci auguriamo anche in altra veste. Grazie. Grazie a te, Vito. Qualche altro inciso: verificate che il documento di identità sia valido, perché altrimenti dovete chiedere il rinnovo. Ribadisco il concetto della... Ecco, è arrivato il sindaco, saluto. Grazie, sì, allora facciamo parlare subito il sindaco, che... Perché se no divento io. Senti, benvenuto intanto allo Corotondo, perché da parte del sindaco, poi al di là dell'amicizia che ci lega, è un momento particolare, ma ci sono le elezioni, quindi spetta a voi mantenere l'impegno, quello che non sono promesse vane, perché ho letto un po' i programmi, quindi sono promesse vere, e una nella politica ci vuole la competenza e il governo. Quindi quello che vi chiediamo è quello di essere competenti e di portarci avanti in questa avventura, che è una cosa bellissima. Votare è sempre la cosa più bella che esiste al mondo, che siamo chiamati a mettere una firma, e quello è il momento più importante che un cittadino possa avere, diciamo, per la nostra Costituzione. Speriamo ce l'abbiamo sempre. Mi dispiace che sono sempre di meno, io quella legge non l'avrei mai votata, quella della riduzione, proprio perché manca la vicinanza delle persone, ma anche il riferimento delle persone. Avremo tutto da fare, avrete tanto da fare, quindi adesso io faccio il sindaco, so quanto tempo ci vuole per avere dei rapporti. Quindi quello che posso dire è: cerchiamo di votare al centrodestra, intanto, perché credo che oggi siamo qui in questa veste, e tanti in bocca al lupo, si dice, vive il lupo. Grazie. Grazie per i saluti. Ribadisco solo un concetto, che votare è veramente semplice, basta barrare sul logo di Fratelli d'Italia,
lo dico in qualità ovviamente di coordinatore provinciale, penso che ne siamo tutti convinti, sia alla scheda della Camera sia alla scheda del Senato. In questa maniera, come ricordava benissimo Vito, si vota sia i candidati del plurinominale sia i candidati di coalizione dell'uninominale. Io vorrei fare degli incisi rispetto alle motivazioni per le quali magari in questi ultimi giorni siamo nelle condizioni di poter stimolare tutte le persone ad andare innanzitutto a votare, perché è un diritto sacrosanto, ma mai come questa volta lo diventa anche un dovere, perché tra l'altro abbiamo un'opportunità più unica che rara, che è quella di avere una donna finalmente Presidente del Consiglio, e sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica Italiana. Ma poi sui temi Giorgia Meloni è stata veramente sempre chiara, precisa e coerente, perché oggi più che mai il mondo imprenditoriale, il mondo delle varie categorie agricole, dei commercianti, hanno la necessità di avere un governo capace di essere duraturo, capace di avere una linea chiara e netta, perché solo in questa maniera si ha l'opportunità di poter programmare un percorso nelle varie attività lavorative tali che possa finalmente dare una prospettiva a chi opera in questi contesti, perché fino ad ora abbiamo assistito a governi che non sono stati eletti dal popolo, a governi che rispondevano a logiche sovranazionali, e lo abbiamo visto con le varie figure che si sono avvicendate, a governi che di fatto tra di loro non erano in grado di poter avere una unità governativa, perché dicevano tutti il contrario di tutto e litigavano tra di loro, approvavano una legge e poi il giorno dopo gli stessi litigavano su quella legge. Lo abbiamo visto ad esempio con il reddito di cittadinanza, dove io vorrei fare anche qui una precisazione, perché ovviamente il centro-sinistra o i 5 Stelle, non avendo capacità di poter rappresentare i loro programmi, non avendo l'opportunità di essere credibili su quello che vogliono e possono fare, perché tra l'altro sono ancora al governo e non è che possono di fatto contestare quello che non hanno fatto o che hanno fatto erroneamente, stanno conducendo una battaglia che è a dir poco vergognosa per coloro i quali poi dovrebbero rappresentare il Parlamento italiano. Anziché rappresentare appunto i programmi, le idee, le proposte, non fanno altro che cercare di denigrare l'operato di Giorgia Meloni, e quindi Giorgia Meloni è diventata alta, bassa, larga, stretta, Giorgia Meloni è bionda con gli occhi azzurri, poi diventa moro castana, e ogni elemento, prima era laziale, poi è diventata romanista, cioè sono elementi tra l'altro anche ridicoli. Ma Giorgia Meloni, a differenza di tutti questi rappresentanti della politica nazionale, ha sempre dimostrato di essere coerente, e molto spesso lo ha fatto anche andando contro i voleri della popolazione, ma lo ha fatto perché vuole dare un'immagine e una linea politica chiara e netta. Sul reddito di cittadinanza ovviamente stanno raccontando una serie di frottole, lo ha precisato già Giorgia Meloni in tanti suoi interventi. Ne approfitto anche io per fare qualche piccolo inciso, perché non ha detto che il reddito di cittadinanza, quale misura di sostentamento per coloro i quali sono in difficoltà, debba essere abolito. Ha semplicemente rappresentato un principio, che è quello di tutelare chi è più indietro, chi ha più difficoltà, e quindi non si capacita di come questo reddito possa essere attribuito a coloro i quali oggi sono nelle condizioni di poter prestare la loro opera lavorativa e quindi contribuire al circuito virtuoso ed economico che poi crea quel indotto che fa e dà l'opportunità di creare l'economia. Perché una misura di sostentamento che è una misura che non produce reddito, non produce economia, non è virtuosa, ma è data a fondo perduto, sicuramente non giova all'interesse della nazione, non giova a tutti quei giovani che vengono allettati dalla prospettiva che lo Stato possa garantire loro la possibilità di non lavorare e di avere una paghetta. Questo è il meccanismo, è il leitmotiv di Giorgia Meloni su questi aspetti. Dice una cosa sacrosanta: non è possibile che ci possano essere delle pensioni di invalidità che sono misere rispetto a un giovane di 20 anni che, anziché andare a lavorare, percepisce il reddito di cittadinanza, oltre ad essere ovviamente diseducativo. E questo lo tramuta in azione politica, perché cosa dice? Alle persone che sono in difficoltà va dato il massimo aiuto, alle persone che sono in fase di raggiungere il periodo pensionistico
va dato un aiuto, perché sono quelle, si trovano in quell'età difficile, dove è difficile poterli reinserire, ma tutti quegli altri fondi che gli diamo, come ho detto prima, a fondo perduto, li possiamo investire in un principio che lo rendo semplice: più assumi, meno paghi. Diamo l'opportunità alle imprese di utilizzare quei soldi che vengono dati a queste categorie a poter assumere senza dover spendere dei soldi, e così si formano i giovani e possono dare l'opportunità alla nazione di produrre quel PIL che da troppi anni è sempre sotto la media nazionale. Per quanto riguarda il costo dell'energia, anche su questo Giorgia Meloni in questi giorni è stata efficace e rapida nel dare già un'opportunità a costo zero, a saldi invariati, rispetto al caro bollette. Ha detto chiaramente: il valore in più che si trova sulle nostre bollette lo dobbiamo detassare. Ciò significa, se lo avessero approvato in questi giorni che si sono riuniti in Parlamento, riuscire a ridurre, anche se non risolve il problema, del 30% il costo di tutte quelle bollette che stiamo ricevendo. È come liberi cittadini, è come imprenditori, è come attività commerciali, perché è evidente che non si può lasciare andare questo percorso di costo dell'energia, perché si è stimato che se prosegue così 500.000 posti di lavoro andrebbero persi. Ad esempio, l'altro aspetto fondamentale che ci differenzia a livello europeo: noi non andiamo in Europa, come abbiamo fatto sino ad oggi, con il cappello in mano a essere succubi delle scelte, ma dobbiamo tornare ad essere protagonisti, perché Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, avendo un partito che non ha mai dimostrato di rispondere a poteri diversi o a lobby, a differenza di tanti altri partiti, perché la storia lo ha insegnato, andrebbe esclusivamente a portare gli interessi della nazione. Questo non è una cosa di poco conto, perché poi, se guardiamo ad esempio alla Germania, ci rendiamo conto di come la Germania in Europa è capace di tutelare i suoi interessi andando anche contro gli interessi della Comunità Europea, benché lei volesse esserne ovviamente la massima espressione di democrazia. Sul tetto al prezzo dell'energia, alla Germania non conviene, perché le bollette che paghiamo noi non sono rapportabili a quella della Germania, perché hanno già previsto loro un tetto tale che ripresentarlo il tetto a livello europeo andrebbe a creare esclusivamente un disagio. Quindi questi sono alcuni dei tratti fondamentali. Saluto il nostro capogruppo alla Regione, Ignazio Zullo. E mi avvio a conclusione, anche perché mi devo scusare, ma dopo devo andare a Putignano, dove anticipo sempre il nostro capogruppo, in maniera tale che riusciamo a rappresentare quello che stiamo facendo anche qui in altre realtà, perché dopo saremo addirittura anche a Corato, abbiamo dei tempi ristretti, però era giusto e opportuno onorare la presenza. Quindi questi sono alcuni dei punti salienti per i quali è fondamentale sostenere Fratelli d'Italia, per avere un governo stabile, per avere un governo capace di fare gli interessi dei cittadini, per avere un governo che è espressione del popolo, tutto quello che sino ad oggi non abbiamo assolutamente visto. Un ultimo passaggio, che è quello ovviamente partitico, per quanto riguarda Locorotondo, con Tommaso Scatigna, che è vicepresidente provinciale, insieme ad altri amici e consiglieri comunali che vorranno avvicinarsi. Sicuramente avvieremo un percorso di strutturazione del partito a Locorotondo, e sono convinto che con questa presenza, con tutti questi amici e con la voglia di rappresentare Giorgia Meloni, anche a Locorotondo saremo nelle condizioni di poter essere rappresentativi e poter portare avanti i temi che interessano la comunità, come quella che oggi è qui riunita e che vuole sostenere con convinzione Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia al governo della nostra nazione. Grazie. Grazie Michele, grazie a tutti voi. Io mi scuso, però sono gli ultimi giorni e negli ultimi giorni arrivano le telefonate, richieste di incontro, ci vediamo, il materiale, perché ci siamo svegliati un po' tardi. Fino al 5 settembre siamo stati in ferie e dal 5 settembre al 25, 20 giorni per poter, diciamo, dare questa spinta. Io vi ringrazio di questa presenza, è una bella presenza, e come quella che stiamo riscontrando in tutti i comuni, dovunque noi andiamo, con tanti amici che ci sono vicini, ci danno entusiasmo, ci danno conforto, e quindi
ci danno anche la gioia di poter stare in campo, e stiamo in campo con una gioia e con una grande volontà, la volontà di cambiare questo nostro paese, tirarlo fuori dalle secche, da una palude che è quella che è il rischio che si corre in questa competizione elettorale, perché la volontà è quello che vogliono e quello che si aspettano le forze avversarie. Le forze avversarie, Calenda, Letta, Compagnia Bella, non li nomino tutti per non fare pubblicità, cosa vogliono? Vogliono che all'esito delle votazioni del 25 settembre non si formi nessuna forza politica che possa essere capace di governare il Paese, che abbia la maggioranza alla Camera e al Senato per governare il Paese. E quindi vogliono che resti la palude di oggi, che si mettono di nuovo insieme, fanno di nuovo gli inciuci, che cali un Cristo dall'alto, e quindi continuano a fare i fatti loro e continuano con una politica che ci ha portato in queste condizioni, perché sono anni che non vincono le elezioni ma che con questo metodo assumono il governo della nazione, diventano ministri, viceministri eccetera eccetera, e noi soffriamo. E invece no, dall'altra parte c'è una forza politica che si basa su una coalizione di centrodestra che si lega per affinità ideologica tra le parti politiche in campo e che viene trainata da una forza politica che è giovane, giovane nel senso che sta esprimendo valori in questo momento, ma che ha creduto in questi valori, ha creduto coerentemente in questi valori, è stata sempre in campo non certo perché sapeva di poter vincere, è stata sempre in campo perché credeva fortemente in questi valori, anche accedendo a ruoli di opposizione quando magari era comodo stare al governo in quell'inciuccio di cui ho parlato. Ecco, questa forza politica Fratelli d'Italia, oggi, che ha creduto in quei valori, pretende, vorrebbe che quei valori siano dominanti in questo centrodestra, che siano dominanti nella nostra società, che siano dominanti al governo della nazione, siano dominanti perché vogliamo cambiare le sorti. Ecco perché Giorgia Meloni dice: risolleviamo l'Italia. La dobbiamo risollevare, perché risollevare l'Italia non significa dare conto ai destini di chi è candidato. Risollevare l'Italia significa risollevare le imprese, risollevare le famiglie, risollevare le persone fragili, risollevare gli agricoltori, risollevare tutta quella collettività italiana che oggi soffre. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che all'esito delle urne venga fuori un verdetto certo. Certo che dia forza numerica tanto alla Camera quanto al Senato di parlamentari che possono dare un'azione di governo che sia fluida, che sia condivisa tra le forze politiche, che sia cementante per quelle che sono le azioni politiche e che possano portare l'Italia a un cambiamento. È l'appello per il voto. Quindi non si vota, non è la scelta tra il rosso e il nero. La scelta è tra la palude di forze politiche che vogliono stare insieme senza mai aver vinto le elezioni e che pretendono che venga di nuovo Draghi per poter governare. A proposito, ma Draghi chi l'ha mandato a casa? Sempre loro. Si sono litigati su un termovalorizzatore a Roma e lo mandano a casa. Dopo che l'hanno mandato a casa e ci portano alle elezioni anticipate, oggi pretendono di nuovo Draghi per stare di nuovo insieme. Ecco, questo lo dobbiamo evitare. Dobbiamo evitare questo portando al governo della nazione il centrodestra, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Voi ci credete? Siete pronti? Sì o no? Noi siamo pronti. Noi siamo pronti, però la prontezza nostra la vorremmo ritrovare anche in tutti voi. D'altronde non è difficile, c'è un vento che ci trascina, questo vento che coglie, che è attrattivo per la gente da parte di Giorgia Meloni, e io insomma giro tra la gente ed è facile, non ho mai trovato una facilità di intervento come quella che riscontro in questi giorni. Quando io dico senti, sono candidato al Senato con Fratelli d'Italia, che sei venuto a fare? Tanto dovevamo votarla. Quindi, adesso però non vi mettete nel discorso che sei venuto a fare, voi andate nelle case, andate degli amici, perché dobbiamo condurre e portare in porto questa battaglia. I sondaggi sono a nostro favore. Se io dovessi dare retta ai sondaggi, forse avrei prenotato una vacanza, sarei stato in vacanza perché mi sentirei già eletto. Ma i sondaggi sono una cosa, le urne sono altre.
I sondaggi servono a far rilassare le persone e noi non possiamo rilassarci. Non possiamo rilassarci perché dobbiamo invece portare a casa un risultato, continuare fino all'ultimo minuto a intercettare amici e parenti per invogliarli a votare l'unica forza possibile e coerente che può imprimere e trainare un cambiamento in questo nostro paese. Questa forza coerente e forte e capace, fondata su una leader donna, la prima volta che l'avremmo in Italia un leader donna, è Fratelli d'Italia. Pensate a quello che è successo in Inghilterra. Noi abbiamo sempre ammirato la Thatcher, pensate alla Germania, noi abbiamo sempre, diciamo, invidiato la Merkel perché faceva gli interessi della Germania, però una grande donna per la Germania. Noi abbiamo Ursula von der Leyen, abbiamo la Metzola, abbiamo delle donne che sono capaci alla guida di sistemi complessi e di paesi o comunità complesse. E perché non possiamo avere un leader donna qui? Non dobbiamo essere noi ad aver timore di un leader donna. Chi ha timore sono i nostri avversari. Hanno tanto paura che cadono e scadono nell'offesa, nella denigrazione, nelle proteste, nelle provocazioni, alle quali noi per fortuna non stiamo reagendo e per fortuna ci manteniamo con la schiena dritta, quella schiena dritta che ci contraddistingue. A cascata, noi dobbiamo poi cambiare questa nostra regione. Io con Tommaso, con Picaro, ci siamo candidati perché volevamo un cambiamento anche in questa nostra regione, perché non è possibile essere rappresentati da un presidente di regione che non solo per quelle parole che dice, che sono, io penso, di una crudeltà enorme, che non è possibile sentire in questa regione, ma quando dice sputare sangue, io penso che a sputare sangue siamo tutti noi in questa nostra regione. Non sputiamo sangue se dobbiamo fare una visita, se dobbiamo fare una radiografia, se dobbiamo fare un'ecografia, se abbiamo un anziano non autosufficiente per poterlo assistere, se abbiamo un malato terminale, se abbiamo un malato di mente. A sputare sangue la collettività, mentre lui è chiaramente seduto su una poltrona, fa il mercato delle vacche, fa clientela, utilizza i nostri soldi e ovviamente anche questa è un'amministrazione che noi non ci possiamo permettere a lungo. C'è una doppia valenza quindi di questo voto. Il voto a livello nazionale che deve portare a un cambiamento a livello nazionale e poi dobbiamo disallineare la guida del governo nazionale da quella regionale, perché un controllo sull'amministrazione di Emiliano ci vuole, perché quando l'abbiamo chiesto a noi del gruppo di Fratelli d'Italia in regione, quando vedevamo lo sperpero dei 25 milioni all'ospedale Covid in fiera, quando vedevamo lo sperpero degli 8 milioni alla fabbrica delle mascherine senza che nessuno di voi abbia mai avuto una mascherina, quando vedevamo tanti sperperi, noi abbiamo scritto ad Arcuria, a Speranza, per dire guarda che qui è necessario commissariare la gestione Covid in Puglia. E pensate che loro davano retta a noi? Assolutamente no, perché coprivano Emiliano. Noi, quando Emiliano faceva tutte le assunzioni senza procedere con il merito, noi abbiamo scritto a Brunetta, che tanto si spendeva in quel momento per la meritocrazia, l'efficienza, eccetera, eccetera, ma si è mosso qualcosa? No, perché c'è una copertura da parte del governo nazionale sull'azione di Emiliano. Ecco, è un'altra grande occasione che abbiamo noi per scoprire Emiliano, scoprirlo, controllarlo, motivarlo, perché noi diciamo che i soldi pubblici non possono essere utilizzati per l'accrescimento del potere dentro una grande questione morale che prende una politica che non può essere accettata, perché è una politica che si sconta sulla pelle, sul sangue, sul sudore della gente. Allora, io non è che posso stare a parlare per ore e ore, perché voi siete più convinti di noi, io penso, perché voi scontate sulla vostra pelle tutto quello che accade. Burocrazia, farraginosità delle leggi, tassazione, rincari di materie prime, rincari delle bollette, giovani nostri che non ricevono la pedata perché vogliono puntare su un merito e il loro cervello lo mettono a servizio del nord o dell'estero, e mentre negli uffici pubblici Emiliano mette dentro delle persone che magari non hanno le capacità, e quando noi ci approcciamo a quegli uffici pubblici ovviamente il servizio che viene reso all'utenza non è quel servizio che può dedicare una persona che ha un cervello, un impoverimento della nostra società. E poi i nostri valori noi li dobbiamo conservare. Quanti di noi sono figli di un ripensamento
ripensamento magari di una mamma che non poteva portare avanti la gravidanza, che invece ci hanno ripensato e ci hanno portato avanti. Quanti di noi? E allora questo dice Giorgia Meloni rispetto a chi reclama diritti. Giorgia Meloni ne vuole dare di più. Cioè, con riferimento all'aborto, Giorgia Meloni dicono è contro l'aborto, ma non è così. Non è così, perché la legge 194 è fatta di due parti. La prima parte dice che lo Stato, gli uffici pubblici, i consultori devono mettere in atto tutti i provvedimenti che possono indurre la donna, la coppia, a rivedere il pensiero di interrompere una gravidanza. Provvedimenti che sono di natura psicologica, di natura sociologica, di natura anche economica. Devono essere rimossi questi ostacoli. Io che sono medico, così come a tutti i colleghi che sono qui presenti, se una donna si presenta da me con l'intento di voler procedere a interrompere una gravidanza nel primo trimestre, io per legge devo mettere sul certificato, devo invitare la donna a soprassedere per 7 giorni. Che cosa significa quel tempo, 7 giorni? Che dobbiamo mettere in atto in quei 7 giorni tutti i provvedimenti per capire se questa gravidanza può andare avanti. Poi, se la donna vuol procedere, non è Giorgia Meloni che dice non puoi procedere, ma il tema è un altro. Il tema è l'esigenza di una natalità in questa nostra nazione. Noi, il problema di questa nazione è la denatalità, che si coniuga anche a un'aspettativa di vita delle persone che arriva a 85 anni. Che significa? Significa che noi dobbiamo pagare le pensioni a soggetti che vanno a soggetti, a chi ha lavorato e che dai 65 anni agli 85 anni, 85, 90 eccetera, noi dobbiamo pagare le pensioni. E se non ci sono le nuove leve che lavorano, se non ci sono i nuovi nati, noi che facciamo? C'è un problema di sostenibilità del sistema previdenziale. Ecco la lungimiranza di Giorgia Meloni, una lungimiranza che non c'è nelle altre persone che pensano che i diritti siano nel prendere un utero in affitto. Questo è. Allora, ci vogliamo convincere? Io penso che siamo convinti. Allora io vi devo veramente ringraziare di questa vostra presenza, devo confidare, perché mi tocca confidare, perché uno che sta in campagna elettorale, se non confida sul vostro aiuto, sul vostro apporto, sulla vostra generosità, è morto in partenza. Io invece voglio essere vivo, vitale e sicuro e certo, gioioso di una partecipazione al voto, ma anche di un invito al voto e anche di ritrovare quel successo che oggi i sondaggi mi fanno sorridere. Ma io voglio sorridere nella notte tra il 25 e il 26 settembre, non voglio sorridere oggi di una vittoria, di una carica, di un'elezione. L'elezione la facciamo tutti insieme. E io vi prego, vi dico, non bisogna demordere, bisogna andare a votare, bisogna invogliare amici, parenti, tutti quelli che conosciamo, per fare in modo che emerga una forza capace di governare l'Italia, una forza capace di risollevare l'Italia, una forza capace di avere alla guida una persona seria, un leader donna, una persona coerente, una persona che non ha mai tradito, una persona che non è stata né di qua né di là, ma ha avuto sempre una direzione dritta davanti a sé, ed è quello che noi ci auguriamo e auspichiamo. A voi sta, diciamo, il supporto che noi chiediamo, a voi sta, diciamo, crederci, a voi sta anche donarvi, perché è un dono. Noi ci impegniamo, siamo portavoci, siamo rappresentanti, però il dono più grande che ci potete fare è proprio l'impegno che potete mettere in queste elezioni. Perché? Perché dobbiamo comunque rivederci, perché c'è una grande opportunità in questa elezione. Non ci sono elementi calati dall'alto che vengono dalla Lombardia, dal Piemonte, no, ci sono pugliesi. Ci sono candidati, persone della Puglia, della nostra terra, del nostro sangue. Ci sono persone che giorno dopo giorno girano per i nostri comuni. Abbiamo una possibilità con la vittoria del centrodestra di Giorgia Meloni di avere in Parlamento circa 10-11 deputati, circa 4-5 senatori, che sono gente di Puglia, che sono gente, chi di Lecce, chi di Brindisi, chi di Taranto, chi di Bari, chi della Batte, chi di Foggia,
quindi che rappresentano il territorio, e questa è la cosa bella che si può formare, cioè si hanno dei parlamentari che hanno un rapporto col territorio, che interagiscono col territorio, che sono capaci di ascoltare, di farsi carico dei bisogni e dei problemi di un territorio e riportarli nelle istituzioni per trovare le giuste soluzioni e ribaltarle sul territorio. E c'è anche un altro dato: se noi andiamo al governo con Giorgia Meloni Premier, tra questi 15 parlamentari ci sarà chi avrà un incarico di ministro, chi avrà un incarico di viceministro, chi avrà un incarico di sottosegretario, e quindi possiamo risollevare non solo l'Italia ma anche la Puglia, Locorotondo, i nostri comuni, i nostri paesi, le nostre province, le nostre terre. Quindi vi ho dato tante motivazioni per poter votare Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Io vi lascio con questo grande appello, vi lascio con un impegno che non è una promessa, è un impegno, l'impegno ad essere di nuovo qui, sempre e comunque, ma comunque in ogni caso io penso che sarebbe bello ritrovarsi qui il 26, 27, 28 settembre per festeggiare una grande vittoria di Giorgia Meloni, dell'Italia e anche di noi candidati al Parlamento di questa nostra nazione. Grazie e grazie di cuore. Grazie Ignazio, io ringrazio uno ad uno i presenti, Ignazio, perché alle 18 non era semplice realizzare questo incontro. Ringrazio il capogruppo che è appena arrivato e ci tenevo a portare il saluto di Michele De Giuseppe, consigliere Michele De Giuseppe, che purtroppo per motivi di salute non ha potuto raggiungerci. L'appello del sindaco è stato importante, cioè noi abbiamo l'unico strumento importante per decidere le nostre sorti è il voto. Quindi il non voto o l'astensionismo credo che serva davvero a poco. Quindi questo è il vero passaparola che dobbiamo fare. Poi se votiamo Fratelli d'Italia, tanto di guadagnato. In bocca al lupo Ignazio e spero che il primo comune a visitare sia Locorotondo. Ciao Angelo.